il Ramayana. Il ritorno di Rama e Lakshman. Davanti a questo spettacolo desolante, tutte le scimmie ormai sopraffatte dallo sconforto piansero disperate. Mentre i capi scimmia si riunivano attorno a Rama e a Lakshman, Indrajit annunciò giubilante ai suoi seguaci: «I due potenti guerrieri sono stati annientati dalle mie magiche frecce serpente, permeate del potere di Brahma. Ora nessuno, neppure Indra con tutti i Deva, può salvare Rama e Lakshman». I Rakshasa gridarono entusiasti: «Rama è morto! Indrajit da solo ha sconfitto il nemico!» Convinto che Rama e Lakshman fossero morti, Indrajit, intossicato dalla presunta vittoria, partì baldanzoso per il palazzo di Ravana. Sugriva e Vibhishana corsero sul luogo dove Rama e Lakshman giacevano inerti, bagnati di sangue e col respiro debole. Sugriva fu particolarmente addolorato nel vedere i due fratelli intrappolati dalle serpentine frecce e Vibhishana si prodigò per confortarlo. Asciugandogli le lacrime disse: «Re, so che Rama e Lakshman possono essere rianimati, non moriranno. Veglia su di loro con attenzione mentre chiamo a raccolta l'esercito per ripristinare il morale dei guerrieri». Intanto, mentre le scimmie più importanti vegliavano sui due fratelli, Indrajit andò da Ravana e gli riferì con orgoglio la notizia della vittoria. Quando Ravana seppe che Rama e Lakshman erano stati uccisi, abbandonò ogni paura e, dopo aver congedato Indrajit, chiamò le guardie di Sita, ormai sicuro che lei si sarebbe arresa, e disse con gioia: «Rama e Lakshman sono stati uccisi dal mio eccezionale figlio Indrajit. Andate subito ad annunciarlo a Sita, poi conducetela col carro Pushpaka sul luogo dove giace morto suo marito, affinché lo veda con i propri occhi». Ravana fece diffondere la notizia della morte di Rama e di Lakshman in tutta Lanka per il piacere dei cittadini. Quando le Rakshasi informarono Sita della morte di suo marito, lei ne fu devastata e si lasciò cadere a terra singhiozzando istericamente. Le guardie la aiutarono a salire sul carro Pushpaka insieme al loro capo, Trijata, e in un attimo il veicolo salì in cielo e volò sul campo di battaglia, dove Sita poté vedere un gran numero di scimmie e di Rakshasa morti. Scorse anche Rama e Lakshman, che giacevano a terra crivellati di frecce e circondati da innumerevoli scimmie afflitte. L'arco di Rama era messo da parte e Sita poté udire i Rakshasa far festa. Incapace di contenere il dolore, iniziò a lamentarsi a voce alta della propria sorte. Trijata le si avvicinò e le disse: «Principessa, Rama e Lakshman non sono morti, perché il carro Pushpaka non trasporterebbe mai una vedova. Guarda quelle scimmie, non sono in uno stato confusionale, ma vegliano su Rama e su Lakshman con grande cura. Perché lo farebbero se Rama e Lakshman fossero morti? E anche da quassù posso vedere la radiosità dei loro volti, una luce che viene meno solo al momento della morte. Cara Sita, non angosciarti senza ragione, perché tuo marito è ancora vivo». Confortata dalle parole di Trijata, Sita tornò al boschetto di Ashoka, ma meditando sulle gravi condizioni di suo marito, cadde ancora una volta nella disperazione. Intanto Rama riprendeva conoscenza e, vedendo al suo fianco Lakshman bagnato di sangue e apparentemente senza vita, esclamò angustiato: «Anche se riavessi Sita, sarebbe tutto inutile se Lakshman morisse. Se lui muore, morirò anch'io, perché non posso concepire di tornare ad Ayodhya senza di lui. Come potrei presentarmi a sua madre dopo averlo lasciato morire davanti a me sul campo di battaglia?
Poi, rivolgendosi a Sugriva, continuò: «Ora i guerrieri scimmia dovrebbero ritirarsi, perché senza di me e senza Lakshman, che li proteggiamo, saranno molto vulnerabili. Nobile re dei Vanara, voglio esprimere la mia infinita gratitudine a tutti voi per l'amicizia sincera e il mirabile coraggio che avete dimostrato, rischiando la vita per me». A queste parole dolci e toccanti di Rama, tutti si commossero. Vibhishana tornava proprio in quel momento dopo aver ripristinato il morale dell'esercito e quando vide Rama e Lakshman che giacevano ancora su un letto di frecce, crollò e pianse. «Non abbatterti», gli disse Sugriva abbracciandolo, «perché Rama e Lakshman si riprenderanno presto e sconfiggeranno Ravana». Poi disse a Sushena, suo suocero, «organizza il ritorno di Rama e di Lakshman a Kishkinda, lì saranno al sicuro e le loro ferite potranno essere curate. Che tutte le scimmie li accompagnino, io resterò qui da solo e dopo aver sconfitto Ravana tornerò a Kishkinda con Sita». All'improvviso si alzò un forte vento che portò dense nuvole scariche di fulmini. Il mare si fece turbolento, le montagne sembrarono tremare e gli alberi venivano sradicati e gettati nell'oceano dalle potenti raffiche. In quello scenario fece la sua improvvisa comparsa una personalità sovrumana dall'aspetto di un gigantesco uccello. Al suo arrivo tutte le frecce serpenti che tenevano legati Rama e Lakshman si dileguarono e al suo tocco i volti e i corpi dei due fratelli riacquistarono lo splendore e la forza di sempre. Quando l'uccello misterioso sollevò Rama e lo abbracciò con gioia, il Signore gli disse con affetto: «Siamo entrambi in debito con te per l'eternità. Se ci ritieni degni di saperlo, per favore, dici chi sei». Il gigantesco uccello rispose: «Sono il tuo eterno servitore, Garuda, figlio di Vinata. Neppure gli esseri celesti capeggiati da Indra avrebbero potuto liberarti dalle frecce di Indrajit, perché questi serpenti sono i figli di Kadru e furono trasformati in frecce dal potere mistico che Indrajit ricevette da Brahma. Mio signore, fai attenzione quando combatti contro i Rakshasa, perché molti di loro sono esperti nel trucco e nell'inganno, mentre eroi come te sono leali e diretti. Prima di partire, desidero comunque assicurarti che tu uscirai vittorioso da questo scontro e riavrai la tua amata Sita». Garuda girò rispettosamente attorno a Rama e dopo averlo abbracciato ancora una volta, volò via. Vedendo Rama e Lakshman completamente guariti, tutte le scimmie saltarono di gioia, percossero i tamburi, agitarono le code e ruggirono come leoni, provocando un grande tumulto. Poi afferrarono alberi e macigni, pronte a riprendere il combattimento. Quando Ravana sentì quel gioioso clamore, immaginò che Rama e Lakshman si fossero ripresi e ordinò ad alcuni Rakshasa di accertarsene. Dall'alto del muro di cinta essi videro Rama e Lakshman vivi e vegeti e si precipitarono impauriti da Ravana, il quale impallidì sentendo confermati i suoi sospetti. La battaglia riprese cruenta. Con enormi massi e tronchi le scimmie schiacciavano i Rakshasa per poi ridurli a brandelli con le loro unghie e denti affilati. Poiché la potenza delle scimmie era superiore, l'esercito dei Rakshasa fu preso dal panico e fuggì dal campo di battaglia.